Potrebbe essere un sogno uscire in accappatoio dopo un giro in corridoio. Buongiorno, iniziamo oggi le regole di pronuncia e dizione relative alla O chiusa. Se segui il canale saprai che un paio di video fa abbiamo iniziato a studiare la pronuncia della E nei verbi, cosa che sul dizionario e in rete non è proprio facile da trovare. Infine vedremo le risposte alle vostre domande e la storiella su cui esercitarti. Per prima cosa vedremo come va detta la O nelle parole terminanti in ogne più una vocale, e poi vedremo le terminanti in oio, oie e oia. Ma la città si dirà Troia o Troia? E quell'altra Roma? Ma siccome so che aspetti soprattutto la parte in cui ti spiego come pronunciare la E nei verbi, oggi andremo a vedere tutti. Ho detto tutti i verbi al condizionale. E poi la pronuncia di parole che non sono nelle regole che abbiamo fin qui visto, tipo ad esempio sporco o sporco, e poi sposo o sposo. E così domani ti sposi. Sì, ma niente di serio. Per non perdere nemmeno un video, iscriviti al canale ed attiva le notifiche, così non corri il rischio di perderti nemmeno un video e di parlare come questi. Ma certo, tesoro, poi tu hai una pelle così bella, porcellana. Se sei al computer, cerca sulla tastiera la O chiusa, va scritta in questo modo. Fatto? Cerca meglio, non può essere che non ci sia. Non l'hai ancora trovata? Certo. Perché non c'è. Sulla tastiera italiana la O chiusa non esiste. Cose che Ma che capitano. razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano ed è per questo che capitano. Quando una parola termina in ogna, ogne, ogni e ogno, quella O va pronunciata chiusa. Infatti si direbbe sogno, fogna, ogni, gogna, bisogno, vergogna, menzogna, carogna, rogno, bologna, zampogna, bisogna e così via. A questa regola non ci sono eccezioni. Se questo è un sogno e lei ha una cassaforte piena di segreti, devo sapere che cosa c'è dentro. Affinché tutto questo funzioni, deve lasciarmi entrare completamente. Anche se la parola termina in oia, oie, oi e oio, quella O va pronunciata chiusa. Infatti dovresti dire avvoltoio, accappatoio, rasoio, vassoio, mattatoio, corridoio, cesoia, tettoia, scorsoio, scrittoio e così via. In realtà qui alcune eccezioni ci sono e sono le parole soia, noia, gioia, boia, salamoia, cuoio, troia, la città, ovviamente. Eccoci finalmente a lei nei verbi. Vedi anche le puntate precedenti in cui ho fornito i primi strumenti per la pronuncia di questa vocale. Modo, tempo, ricorrenza. La seconda, la quarta e la quinta persona hanno sempre la E chiusa. Le altre persone, ovvero la prima, la terza e la sesta, hanno sempre la E aperta. Come sempre è più facile fare un esempio. Prendiamo ad esempio il verbo dovere. No, prendiamo potere, che mi piace di più, ma potrebbe valere per qualsiasi altro verbo. Io potrei, tu potresti, egli potrebbe, noi potremmo, voi potreste, essi potrebbero. Ed ora un piccolo pensiero da me composto per darti modo di fare esercizio. Sia dannato quell'accappatoio di vigogna. Fosti tu a dimenticarlo in corridoio, in quell'albergo, a Troia. E non ti azzardare a dirmi che potrebbe essere colpa della noia, o della soia, o della salamoia che abbiamo in maniera così abbondante mangiato a cena in quel ristorante tappezzato in cuoio in cui era così forte l'odore di fogna. E non accampare nemmeno scuse come la noia. Non appena arrivato sotto alla tettoia di quel mattatoio, mi accorsi che mancava qualcosa. Le cesoie? No, di certo, dissi a me stesso,
Così mi convinsi che tutto era in valigia. Solamente all'aeroporto di Bologna, dove mi colpì un freddo boia, pensai che fosse una buona idea mettere l'accappatoio, senza vergogna. Insomma, se uno ha bisogno, non sta a guardare ogni cosa, soprattutto il parere degli altri. Fu lì che mi accorsi della tua menzogna, maledetta carogna. Certo, tu non potevi sapere che tutta la storia dell'accappatoio di Vigogna era, insomma, appartenuto ad un boia, assieme ad un certo rasoio. L'accappatoio ha il potere di assorbire all'istante ogni brutto sogno. Basta addormentarsi indossandolo e non si farà mai un sogno in cui, per esempio, sei messo alla gogna. Ma ormai è perduto. Perduto a Troia. Almeno fosse a Rogno. Potrei cercare di andarlo a prendere. L'unica consolazione è che potrebbe tornare utile a qualcuno. Magari qualcuno che ne ha più bisogno. Ho usato parecchi altri termini, come ad esempio accorsi più volte. Vai a vedere questa puntata dove ti spiego come, variando la direzione dell'accento, la parola cambia completamente di significato. Si chiamano omografi. Carico come al solito la storiella sul sito web per permetterti di leggerla con la giusta formattazione. Prova a leggerla ad alta voce per capire bene la differenza tra le vocali aperte e chiuse. Il link è nel primo commento. Ecco le vostre richieste e le parole che, anche se non sono nelle regole, è bene sapere pronunciare. Ebbene, si dice freddo e non freddo, si dice sposo e non spuso, e si dice sporco e non spurco. A sinistra. A sinistra. Per la terza settimana consecutiva riesco a disintossicarmi e non cedere troppo spazio a The Lady, ma prendo il dizionario e leggo la prima parola in alto. A sinistra. Ah, a sinistra, ho capito. Sponsorizzare. La tonica è la A e quindi va tutto chiuso. Nel prossimo video proseguiamo con le regole della O chiusa, ne vedremo ancora un paio, e andiamo avanti anche con la E nei verbi. So che ti incuriosisce molto. Nel frattempo, se hai qualche domanda, postala come commento al video o su qualsiasi altro mio profilo social. Mi venne un freddo boia, pensai che venne. Si può dire in tutti e due i modi. Venne. 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 Venne come cazzo è? Colpì. Oggi non ci abbiamo cazzi. Come al solito ti invito a mettere un bel like, a controllare gli altri video sul canale e soprattutto ad iscriverti e ad attivare la campanellina. Hanno sempre la E aperta. Sempre, 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 sempre.